quando ero più piccolo, consideravo l'oratorio come il luogo in cui andare a divertirmi con gli amici, andare a catechismo soprattutto. Crescendo, ho cominciato a frequentarlo più spesso, partendo dal bar, frequentando i gruppi adolescenti, ma soprattutto i campi scuola. Ho cominciato anche a considerarlo come un punto di ritrovo. Terminati i gruppi adolescenti, ho cominciato a pensare di poter fare qualcosa in più in questo posto. Per cui ho creduto opportuno cominciare a fare l'animatore. Prima al Grest. Poi, vedendo che mi piaceva, ho cominciato a farlo anche ai gruppi adolescenti. Ora considero l'oratorio quasi come una seconda casa, perché grazie al fatto di essere un membro dei gruppi di regia e di comunicazione, passo molto del mio tempo libero in questo posto. Ciao, sono Luca e sono cresciuto in oratorio.